che è? È psichedelia questa. E con le stesse scarpe camminare per diverse strade, o con diverse scarpe su una strada sola, eh? Momento molto romantico, ti è piaciuto questo? No. No, no. Niente, ma tu lo vedi, io dico che hai un cuore d'oro, invece poi dimostri di avere un cuore di pietra. È tutto. Meglio, quasi meglio il balletto Homo di Ciacci e non so chi. Siamo già, vabbè, non sarà d'accordo con te sicuramente, ma siamo già in collegamento con il nostro primo ospite di oggi, leader del popolo della famiglia, Mario Adinolfi. Buongiorno Adinolfi, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a voi. Non è venuta voglia anche a lei, Adinolfi, dietro queste smancerie, smielatezze, chiamiamole come più preferisce, di rivalutare il balletto Homosex? Quali sono le smancerie? Mi sono perso qualcosa. Albano e Romina, il pubblico in delirio. No, ma sono una coppia nell'immaginario collettivo, no? Resteranno sempre Albano una coppia. Albano e Romina, non c'è niente da fare. La famiglia in Italia, c'è poco da fare. Vince la famiglia sempre. Nonostante le ferite, tutto quello, insomma, è sempre... E come vedi anche la buona Milly Carlucci è dovuta ricorrere ai ripari per vincere contro Maria De Filippi, ha dovuto schierare il jolly della famiglia dopo essere affondata miseramente per le tre prime puntate. Questa settimana ha vinto, sex dance, diciamo. Quindi una Carlucci che torna sui suoi passi, sceglie la famiglia per riuscire poi... E vince, capisce che con la tradizione si vince, insomma. È una lezione non male anche per i canoni televisivi, almeno della TV generale. Adinolfi, invece, sulla situazione politica del paese, siamo in un cul-de-sac, che cosa accadrà? Veti, controveti? Ma la tristezza complessiva, secondo me, è la centralità di un movimento totalitario. Questa è una cosa che mi impressiona molto. Non so se avete notato questa vicenda della riunione di Ivrea, giornalista sgradito, non ammesso. Sì. E la cosa divertente è quello che dice di non ammetterlo è Nuzzi, che è quel collega, il giornalista Giovanni Nuzzi, che si lamentava perché non aveva ottenuto il pass per andare a seguire il conclave. Mi ricordo questo particolare. Si lamentava molto, fece delle note sulla libertà di stampa. Adesso è colui che ripaga con moneta analoga per la vicenda 5 Stelle, non ammettendo il povero Jacopo Jacoponi, a cui dovrebbe andare tutta la solidarietà di tutti i giornalisti che non dovevano salire sul palco di quella iniziativa, visto che era diventata un'iniziativa con uno stigma liberticida. E dello stesso stigma che abbiamo vissuto a Roma con il poster di Provita contro l'aborto che è stato rimosso dalla giunta Raggi. Qui si ha l'impressione che chi non la pensa come il Movimento 5 Stelle deve essere, diciamo, eliminato dal contesto civile, quindi l'attitudine è totalitaria, salvo poi quelle piccole furbizie che ti servono perché comunque ti mancano i voti e quindi devi blandire un po' al PD, devi blandire un po' la Lega, che mi sanno tanto di stagione, se non fosse farsesca sarebbe tragica, di un qualche totalitarismo. Non mi piace davvero questa stagione, è estremamente triste e ricorda per povertà di classe dirigente altre stagioni della storia, quindi non sono per niente tranquillo, non mi piace l'evoluzione, so che alla fine scatterà un accordo a salvaguardarsi perché non vedo né possibili né probabili elezioni a giugno come dicono molti. E che fa Salvini? Lo molla Berlusconi secondo lei? Come finisce? Ma ci sarà uno schema di governo del presidente, credo alla fine, con una personalità alta, sapete queste operazioni che i grillini hanno già fatto in altre occasioni, no? Fanno l'elenco delle tre personalità che sono scelte dalla base con i click, che in realtà si scelgono loro in tre, perché questo è sempre il meccanismo. La finta democrazia diretta, che è la democrazia diretta da Grillo e Casaleggio più Di Maio, che giocano a biliardino, per farci capire che comunque la cupola c'è sempre lì, insomma, perché questo è l'altro fotogramma della giornata di ieri. Io credo, vi ricordate, quando c'era la votata per il Presidente della Repubblica uscivano fuori i personaggi, Rodotà, sì. L'elenco, e sarà un'operazione del genere, vedrete che alla fine sarà un governo del Presidente con una leadership alta indicata dal Movimento 5 Stelle, se non un'operazione ancora più pieca che potrebbe essere il ritorno di Di Battista in campo, che è una cosa che nessuno ha notato, ma
è come se fosse una carta di riserva. Alle elezioni tutti si sono tenuti carte di riserva. Ma il partito di Battista come parte? Si è tenuto Maroni, hai visto? Maroni a un certo punto sì. Non si è candidato alle sì. elezioni. Sì. Anche lì quella era una carta di riserva. Il 5 Stelle secondo me ha tenuto Di Battista come carta di riserva. Quindi potrebbe tornare da un momento all'altro Di Battista? Ma credo ci siano operazioni. Una cosa è chiara, io credo che questa sia chiara davvero a tutti. Non può esistere un governo Salvini e non può esistere un governo Di Maio. Questo credo che chiunque faccia l'analista politico sappia, avendo studiato decenni di formazioni del nuovo governo, che uno che vince ma non ha la maggioranza ha il problema, ve l'ho raccontato già prima delle elezioni, sì. che la leadership non può essere la sua, perché non ha vinto sufficientemente. Quindi può sedersi al tavolo della trattativa, ma vince il primo che riesce a fare il passo indietro. Adinolfi... E deve avere però la carta di riserva pronta, perché sì. se non ha quella non governa la transizione. Quindi la partita è una partita a scacchi che si chiude né con un governo Salvini né con un governo Di Maio, ma con un nome terzo. A mio avviso i 5 Stelle sono pronti a fare la pagliacciata dell'indicazione dalla base, bla bla bla, ma hanno già pronta una carta di riserva, e quella carta di riserva sarà utilizzata per fare l'assemblea unitario. Credo, perché questo è l'unico schema che mi viene in mente. Governi politici, PD 5 Stelle o Lega 5 Stelle hanno una controindicazione. Chi ha interesse oggi a fare il portatore d'acqua al 5 Stelle? Perché dovrebbero farlo? Perché probabilmente sarebbero schiacciati dal Movimento 5 Stelle. Che vantaggio c'è? Fate un ragionamento molto semplice. Quindi chi racconta un esito banalmente PD 5 Stelle o Lega 5 Stelle racconta una cosa che non può essere. Guardando al futuro del Partito Democratico invece, Adinolfi, il 21 c'è l'assemblea, sicuramente poi si riaprirà la fase congressuale, ci saranno le primarie, ma perché Adinolfi non porta la F di famiglia nel PD, non torna al PD e magari si candida alle primarie? Ci ha mai pensato? Guarda, il PD è molto interessante, è un discorso per chi ama la politica da seguire con molta attenzione. Io uscì dal PD nel 2013 da parlamentare, ero parlamentare del partito, del PD, non mi sono ricandidato alle elezioni, e il PD entrò subito dopo nel 2014 nella cosiddetta famiglia europea del socialismo europeo, che è l'errore storico colossale compiuto da Renzi e dalla sua generazione. Il PD poteva esistere solamente fuori dallo schema socialista, semplicemente perché lo schema socialista è ormai una bara. Voi oggi vi svegliate con i risultati delle elezioni ungheresi, dove l'opposizione a Orban, che è una destra tradizionalista ungherese, come conoscete è molto nazionalista, è Jobbik, cioè un partito ancora più a destra. Cioè Orban prende il 50% dei voti e l'opposizione a Orban è Jobbik, cioè un ultranazionalismo antisemita e fascista. Il Partito Socialista in Ungheria, voglio dire, insomma, dove tutti davano questo giovane sindaco di una municipalità di Budapest come rivale di Orban, è ridotto a 20 seggi. Ora, la crisi del socialismo europeo è una cosa di enorme interesse politico e storiografico, ma che è certificata in ogni elezione in cui andate in giro per l'Europa, dalla Spagna alla Francia, alla Germania. In Francia non sono riusciti, con la presidenza della Repubblica in mano e il governo in mano, ad esprimere neanche uno che andasse al pallottaggio alle presidenziali. Il Partito Socialista francese, che era un partito socialista che eleggeva Jospin neanche 5 anni fa, con una capacità di attrazione di oltre il 50% dei francesi, è oggi ridotto a qualcosa che sostanzialmente è totalmente marginale. I socialisti tedeschi, la gloriosa SPD, si fa dare i compitini da Angela Merkel al quarto mandato consecutivo. Allora, il PD o capisce che lo schema socialista, che ha come architrave i cosiddetti nuovi diritti, non serve a nulla se non a diventare il partito radicale del futuro, cioè un partito del 3%, o riapre a una dimensione popolare, vera, di massa, e prova a fare qualcosa di completamente diverso, che il PD delle origini, quando io entrai, poteva anche fare, e poi purtroppo è stata
completamente svenduta, lo ripeto. Non esclude il ritorno. Il Partito Radicale è rimasta dell'idea che la famiglia è la famiglia gay e che il grande diritto dell'essere umano è il diritto a morire ammazzato con l'eutanasia. No, non esclude. È una cosa folle, totalmente delirante. Non il Movimento Cittadinanza deve fare la battaglia sulla libertà, dicendo che la grande libertà è non far nascere figli. Quando l'Italia è nascita a zero, anzi sotto zero, è una roba da cretini, politicamente da cretini, non risponde a nessuna esigenza di nessuno. E questo si manda ai fatti. L'agenda politica tipica che vi viene in mente la sinistra, non solo italiana, ma europea, è un'agenda che va bene per i terrazzi dei parioli e non serve a nessuno. Ma quindi, Adinolfi, non esclude un ritorno per dare questa impronta, no, al Partito Democratico? Non escluso, io faccio il Partito del Popolo della Famiglia, io sto nel Molise, cioè, andatevi a guardare i regionali del Molise, che peraltro saranno determinanti, voi siete capo e non capite niente di politica, però le regionali del Molise, il 22 di aprile, sapete che si vota il 22 sì, d'aprile sì. Il Molise? Sì. E quando si vota in Friuli Venezia Giulia? Lo stesso niente, giorno, non lo sapete, lo stesso capre, il 29 aprile si vota nel se oggi leggete Repubblica, cosa dice Repubblica? Fermo tutto fino a fine mese, non sì. Si spiega perché Repubblica. Anche la fatto. Verità è che queste due elezioni regionali, 22 e 29, saranno determinanti. Ora, piccolo particolare, il 29 già si sa che stravince il centrodestra in Friuli Venezia Giulia. Fedriga. In Molise c'è un testa a testa, 37 a 37, tra Movimento 5 Stelle e coalizione ampia di centrodestra. Dico coalizione ampia perché noi in Molise abbiamo fatto la lista e il Popolo della Famiglia sostiene il candidato del centrodestra Donato Toma. Vedrete che questa piccola regione, a seconda se va col 5 Stelle o con il centrodestra, determinerà molto degli equilibri politici anche sulla formazione del governo del paese, perché si comincerà ad annusare che tipo di risposta dà il paese in una regione peraltro del sud rispetto alla proposta di Salvini, che è egemonizzante rispetto al centrodestra, come capite, tant'è che in Friuli Venezia Giulia Fedriga sulla lista leghista prenderà una marea di voti. Leggendo questi piccoli segnali sì. Vedrete comporsi il quadro che a fine aprile porterà al nuovo governo. Vi ho dato anche oggi un regalo per la coscienza vostra di cronisti a cui ho pure fatti i complimenti su Facebook. Sì, abbiamo visto e ringraziamo. Adinolfi, prima di salutarci, due questioni. Con quel cartellone pro vita, che è successo secondo lei? Ripeto che c'è stato un atto liberticida violento, si può dire ormai ogni cagnata sui media, sui muri, si possono intervistare Adriana Faranda, gli assassini di Moro, gli stragisti di Via Fani, gli stragisti di Bologna lavorano con Emma Bonino, a nessuno tocchi Caino, c'è libertà per tutti, tranne che per i cattolici italiani a dire, oh, guardate, è un bene non abortire. C'è libertà d'opinione per ogni stronzata in questo paese, per ogni cosa addirittura senza senso, addirittura abbiamo i terroristi che nel quarantennale di Moro salgono tutti in cattedra e ci fanno la lezione sugli anni 70 perché loro erano dalla parte giusta ma avevano solo metodi sbagliati, e mentre invece erano totalmente dalla parte sbagliata, erano i loro ideali a essere sbagliati. Gli unici che non hanno cittadinanza con la loro opinione sono i cattolici, se difendono la vita e soprattutto la vita nascente. Badate bene, in una nazione, lo ripeto, che ha un saldo negativo sulle nascite di 300.000 persone l'anno. Allora, questo tipo di problema, secondo me, indica un problema di democrazia per tutti, perché oggi non posso esporre io il cartello contro l'aborto, ma quando tu non potrai più esporre le bandiere della Lazio, o tu altro non potrai più esporre, sì, non so quale tema ti stia particolarmente a cuore, io credo che ti porrai il problema del fatto che quel cartellone è stato smontato. Non si capisce perché. Perché davvero è un atto violento e liberticida della giunta Raggi e di quella donna satanata che è Monica Cirinna. Non esageriamo. Adinolfi, ha visto che è in commercio Maria Salvador? Che me sono perso questa, la droga libera, l'altra cazzata. Allora, J-Ax, fare pubblicità ogni micchiata. No, è una notizia, Adinolfi. Anche la droga. Capito? No, perché qui sta mette insieme la cannabis light, di cui ha parlato anche nei giorni scorsi, abbiamo visto, dove era Matrix. Ha fatto un duello con Cappato. Sì, abbiamo visto, Matrix, abbiamo visto. Ma lei dice che siamo, ma invece con la controllia... È la cannabis legale di J-Ax, Maria Salvador. Che ormai è come drogarsi liberamente. I diritti degli animali sopra i diritti degli uomini, cioè tutto il mondo al contrario.
Poi se io dico salvaguardate i bambini che nascono, no, questo cartellone lo devi smontare. Perché? Boh, perché? Perché ci sta antipatico. Ma questa magari, è legale, ma non la prende, non la prende una bustina. Di ma l'ha fatta, questa è targata J-Ax. Ha proprio targata J-Ax, cioè fa lo sponsor di questa cosa. È qui, sua, no? È sua. Ah, è sua, hai capito, vedi come reinveste i prodotti. Vabbè, dirò a mia figlia di smettere di essere fan di J-Ax, perché purtroppo lo è, questa è la cosa tragica. Vabbè, la piccola tifa J-Ax. È bravo però, insomma, come cantante è bravo. Era bravo, adesso è un anziano che cerca di, insomma, di farsi dare attenzione dai ragazzini, cosa sempre un po' fastidiosa. Una bustina se la prende di questa Maria Salvadora di Nolfi? Escluso totalmente. Ma se trovasse una bustina di questa Maria Salvadora a sua figlia... Non drogatevi, ragazzi, non drogatevi, capito? Questo è il messaggio che va a voi due. E tra voi due e tutti coloro che vi aspettano, noi due. Non drogatevi, d'accordo? Ma chi si droga? Arduini, di Nolfi. Voi lo fate, lo so, non drogatevi, no. D'accordo? Se trovasse una bustina di Maria Salvador a sua figlia, che cosa le direbbe di Nolfi? Ci sarebbe uno schiaffo, immediatamente un ceffone, perché devi segnalare con l'autorità paterna che c'è un no netto alla droga. E comunque ho la fortuna di avere una ragazza figlia di 23 anni, non ha mai toccato droga in vita sua, è una piccola che grazie a Dio insomma ancora non è avvicinata a questo tipo di condizioni. Poi speriamo che nasca anche il maschio juventino, così abbiamo completato l'opera capolavoro, diciamo. Torneremo a parlarne. Adinolfi, un abbraccio, salute.